sono Mirella, vengo dalla, sono un portavoce alla Camera e sono della Basilicata di Matera, quindi capite bene che quando si parla di petrolio, ahimè, sono sempre chiamata, siamo sempre chiamate in causa. Sono venuta qui a Bari quando ho iniziato il tour, il primo agosto, ero qui, ho fatto anche alcune tappe con Giulia Maia del Nostro Mare e io vi volevo fare una domanda, sapete qual è il comune più ricco d'Europa? Qual è secondo voi? Hannover, Amburgo, un paese della Francia? No, nessuno di tutti questi. Il comune più ricco d'Europa si trova in provincia di Potenza e si chiama Viggiano, dove c'è un centro oli e dove ci sono la maggior parte dei pozzi attivi petroliferi della Val d'Agri. Io so che qua parliamo di trivellazioni nel mare, ma dobbiamo parlare ovviamente anche in quelle onshore, nel territorio. E questo comune ha avuto nell'ultimo anno 18 milioni di royalty. Oh, voi capite bene che è un comune di 3.100 passa abitanti, che cosa può fare con tutti questi soldi? Ha dei marciapiedi splendidi, cioè loro fanno e rifanno i marciapiedi a livello annuale praticamente, hanno dei parcheggi che non so chi ci deve andare a vedere questo comune, dove c'è un centro oli che inquina, ha una piscina e un centro nautico addirittura all'interno della Basilicata e soprattutto ha dei parchi, libri gratuiti per gli studenti, un centro di estetista gratis, quindi se volete fare gli estetisti là potete chiedere la residenza e avere il corso gratis. Ma stranamente tutto ciò non attira, chissà come mai, non attira né i lucani né gente che viene da fuori. E questo perché? Perché, ahimè, a parte gli scherzi, Viggiano ha una delle più alte possibilità di contrarre un tumore. Tantissimi problemi ci sono all'interno di questo comune, come in tutta la Val d'Agri. Ci sono associazioni e comitati di mamme che dicono che addirittura non riescono a portare a termine una gravidanza. Ci sono delle ripercussioni talmente enormi sul territorio che la gente va via. Va via in un comune che ha tanti soldi e di cui il 50% non li spende perché non sanno cosa farne. L'anno scorso dovete sapere che hanno invitato i Pooh. A Viggiano sono andati i Pooh. Hanno fatto uno spettacolo, gli hanno dato circa, si pensa, 150.000 euro e hanno fatto questo spettacolo con il centro oli a fianco. Ora io non vorrei e noi non vogliamo che tutto questo accada anche al nostro mare, accada alle nostre coste pugliesi, accada alle nostre coste del Mar Ionio, accada anche in Sicilia perché c'è anche questo problema, l'Adriatico. E anche perché dietro il petrolio ci sono sempre i conflitti internazionali. L'Eni, la Total, la Shell sono delle grandissime multinazionali che talmente tanto decidono la strategia, e Alessandro lo sa bene, decidono la strategia estera di una nazione, che riescono addirittura a controllarne i ministri, i viceministri, e riescono anche a controllare, a arginare, a far partire quando vogliono i conflitti. Noi parliamo spesso, io le parlo molto spesso dei problemi ambientali, però quello che a volte ci manca è capire anche la potenza di queste compagnie petrolifere che hanno anche scardinato la democrazia, hanno anche scardinato le persone che voi votate in Parlamento, al governo, perché questi ci mettono quelli che vogliono loro. L'Eni ha deciso che doveva mettere questa persona e l'ha messa. Ora io faccio parlare anche i miei colleghi perché altrimenti parliamo poi sempre delle stesse cose, di come ci fa male questo petrolio, di come vogliamo delle energie alternative. Noi siamo pronti, io credo, anche in questa città a dire basta al petrolio e basta soprattutto a questo governo fossile che ha promosso un decreto omicida che è quello dello sblocca Italia. Quindi facciamo sentire la nostra voce non solo nel Parlamento ma anche qui in questa piazza. Grazie.